BMW X4 è un modello completamente nuovo, qualcosa che non esisteva, un nuovo segmento. La nuova BMW X4 introduce un nuovo segmento nel campo automobilistico. È una vettura con caratteristiche da fuoristrada, nasce su una base della BMW X3, ma a cui aggiunge degli aspetti di sportività tipici di vetture coupé stradali. Queste caratteristiche sono sia da un punto di vista di design, come possiamo vedere dalla forma del tetto, che scende a spolvorente nella parte posteriore, proprio come le classiche coupé sportive e stradali. E l'altro contenuto invece è tecnico, in quanto rispetto all'X3 ha una dinamica di guida più accentuata, quindi il piacere di guida su questa vettura è proprio tipica da vettura sportiva. La filosofia che segue in realtà non è nuova, segue la filosofia della sorella maggiore di BMW X6, che ha introdotto questa filosofia, questo concetto automobilistico nel 2008 ed è stato un grosso successo da allora ad oggi, tant'è vero che a livello mondiale sono vendute 250.000 unità e a livello italiano ben 16.000. Possiamo individuare un target tra X3 e X4? Chi saranno gli acquirenti? Le due vetture sono sulla carta apparentemente simili, in quanto le dimensioni sono paragonabili, i pesi anche, tant'è vero che il passo carreggiata, il peso del veicolo sono uguali, uguale ancora la lunghezza, cambia leggermente l'altezza del veicolo per abbassare il baricentro e rendere la vettura più dinamica. Questo denota poi anche la tipologia di clienti che sono interessati a questa vettura, perché la differenza in realtà è notevole da un punto di vista pratico di utilizzo. La X3 è una vettura con caratteristiche maggiori di fuoristrada e di praticità, soprattutto per sfruttare il baule posteriore e la zona di occupanti del veicolo. Mentre l'X4, pur mantenendo parte di queste caratteristiche, ne aggiunge alcune tipiche di vetture sportive, quindi rinuncia un po' al comfort con sospensioni più sportive, rinuncia un po' alla capacità di carico del baule posteriore, ma aggiungendo una dinamica di guida notevole, quindi rendendo questa vettura altamente sportiva. Quindi si indirizza verso una clientela molto esigente che guarda alla vettura non solo come praticità, ma anche come elemento di divertimento, elemento di sportività. Quindi una clientela molto esigente in carriera e tipicamente maschile. Grazie. Grazie.